Buona domenica, l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6, questa sera ovviamente fino alle 21 per analizzare il campionato di Serie C con la sconfitta del Teramo al Recchioni di Fermo contro la Fermana, partita terminata 2-0, primo stop per Agenore Maurizi che dunque interrompe a 4 vittorie, 3 in campionato e una in Coppa Italia, la striscia vincente da quando si è seduto sulla panchina biancorossa. In Serie D era il giorno del derby del De Marsi tra Avezzano e Francavilla, 1-1, ma in una giornata ricchissima di sorprese perché perdono Matelica e il Cesena, e allora ne approfitta il Notaresco che in 3 minuti regola il campo basso e dunque si issa a meno 3 dalla vetta. E proprio per gli amici di Notaresco stasera abbiamo una puntata davvero, davvero speciale, oltre a far vedere chiaramente le immagini, le interviste della partita, ma tra un po' vi presenteremo anche gli ospiti che ci hanno raggiunto questa sera. Torna la vittoria la Vastese, vince anche di misura con un gol di Marianeschi il Pineto. Insomma, vi faremo vivere tutte le emozioni di un campionato davvero bellissimo. Ovviamente faremo il punto anche sul campionato di Serie C, ma fatemi andare a salutare, prima degli ospiti, in redazione il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea, ciao. Ben ritrovato. Ciao e buonasera a tutti. Ciao. Ringrazio già in regia Maurizio Daguia, alle camere Claudio Di Giacomo, ma tutta la squadra di TV6 che ha lavorato alacremente. Peraltro nel riassunto avevo dimenticato che torna alla vittoria anche il Giulianova, 2-1 contro il Sant'Arcangelo. Vi ricordo che potete interagire con noi 392-623-7060. Presento gli ospiti, siamo particolarmente lieti perché penso che sia la prima uscita pubblica da quando è diventato neopresidente della provincia di Teramo, il presidente appunto Diego Di Bonaventura. Buonasera presidente. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Notareschino Doc, che sindaco, sì, di Notaresco, sì. Tifosissimo. Sindaco di Notaresco, ecco, tifoso. Avevo fatto una promessa a voi perché siete sempre gentili e mi avevate invitato domenica scorsa per un discorso di par condicio. Non potevo esserci, vi avevo promesso se vincevo o perdevamo io stavo qui. Esattamente. Ci vengo da vincente, ecco, sono felice di stare qui e di rappresentare la nostra provincia veramente. Grazie mille presidente per aver accettato il nostro invito. E poi, a proposito di Notaresco, il difensore Davide Salvatori. Ciao Davide. Buonasera, buonasera a tutti voi. E allora andiamo a vedere i numeri della giornata di campionato, partendo con la Serie A, perché si è appena concluso una partita che si giocava al Dall'Ara di Bologna tra Bologna e Atalanta, partita davvero con emozioni fino all'ultimo, è finita 1-2 per l'Atalanta. Poi via via tutte le partite, quelle del pomeriggio, Parma-Frosinone 0-0, Sampdoria-Torino 1-4, Chievo-Sassuolo 0-2, alle 20:30 c'è Udinese-Milan, una partita importante soprattutto per il Milan, per la zona Champions League. Andiamo avanti, andiamo in Serie B perché oggi ci sono state due partite aspettando la Livorno-Perugia di questa sera alle 21, ma soprattutto aspettando domani sera Pescara-Lecce. E allora io ne approfitto per darvi l'appuntamento domani sera alle 20:30, sempre in diretta, con diretta stadio, il nostro Andrea Costantini, Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico Cornacchia, per tutte le emozioni, per il pre-gara, per la partita e per le interviste, tutto rigorosamente in diretta per seguire i biancazzurri in campo, biancazzurri di Pilon, peraltro, che ha parlato questa mattina al termine della seduta di rifinitura. Oggi Crotone Carpi e Venezia Salernitana, questi risultati, spicca la vittoria dell'Ascoli in trasferta contro il Benevento. Serie C adesso, girone B, perché questi sono i risultati. Due partite si stanno giocando, Imolese Vicenza 1-0, Virtus Vecom Verona Vispesaro 0-2. Le partite terminate, Albinoleffe Fano 1-1, Fermana Teramo 2-0, scrosta e l'ex Zerbo a segno per i canarini di Flavio Destro, con cui apriremo ovviamente, con questa partita apriremo questo numero dell'Abruzzo del pallone. Gubbio Rimini 3-0, Monza Ternana 1-4, Ravenna Renate 1-0, San Benedettese Pordenone 2-2, su Tirol Feralpi Salò 2-3, Imolese Vicenza 1-0, ma non è ancora definitiva, Virtus Vecom Verona
Vi Pesaro 0-2, il posticipo è Triestina, Giana, Erminio. Vediamo la classifica dopo 10 giornate di campionato, perché come detto il Teramo ferma a 3 in campionato, 4 in generale la striscia dei risultati positivi, e torna nella parte destra della classifica a 13 punti. Comanda adesso proprio la Fermana, con cui oggi ha giocato il Diavolo, 20 punti per la formazione marchigiana, 19 per il Pordenone, dunque c'è il sorpasso in vetta, 17 per Alpi Salò e Molese, 16 per il Vicenza, 15 la Vis Pesaro e il Ravenna, 14 Triestina, Sud Tirol e Monza, 13 punti per il Teramo, 12 per la Ternana, 11 per il Gubbio, 10 per la Giana, 8 per Fano, San Benedettese e Rimini, 6 per Albino Leffe e Virtus Vecon Verona, 5 per il Renate. Vedete negli asterischi le partite da recuperare di ogni squadra, chiaramente, e soprattutto tenete conto che per quanto riguarda le gare che si stanno giocando in questo momento, la classifica tiene conto del risultato attuale della gara. Quindi può essere che per esempio i Molese, Vicenza, Vis Pesaro potrebbero vedere tra poco magari modificata la propria classifica. Comunque, Serie D, Girone F, anche qui decima giornata di campionato. Avezzano-Francavilla 1-1, stesso punteggio a Castelfidardo, tra Castelfidardo e Forlì. Clamoroso, all'Orogel Stadium di Cesena vince la Recanatese 1-0 contro i bianconeri. Giulianova-Sant'Arcangelo 2-1, 0-0 tra Montegiorgio e Jesina, così come tra Agnonese e San Giustese. Pineto-Isernia 1-0, Notaresco-Campobasso 2-0, San Maurese-Matelica 1-0, Vastese-San Maurese, Savignanese, pardon, 2-0. Vediamo la classifica. Matelica 24 punti, Cesena 22, Notaresco 21 punti, 20 punti per la San Giustese, 18 per il Francavilla, 17 per la Recanatese, 15 per Savignanese e Sant'Arcangelo, 14 per la San Maurese, 13 per Pineto e Giulianova, 11 per l'Isernia, 10 punti per Forlì e Vastese, 9 punti per il Montegiorgio, 7 per Agnonese, Jesina e Campobasso, 5 punti per il Castelfidardo, 4 punti per l'Avezzano che chiude la classifica. Tra parentesi vedete anche le relative penalizzazioni. Tra poco andremo dalla nostra Ania Cantagalli, che ci racconterà un po' la partita tra Fermana e Teramo, vedendo anche le immagini. Però, Presidente, comincio da lei e poi a Davide. Rivedendo la classifica di Serie D, chi l'avrebbe mai detto 10 giornate fa? Chi l'avrebbe detto, veramente? Dico sempre solamente che chi sogna realizza l'impossibile, perciò ecco, stiamo sognando ancora, anche se a 10 giornate ecco, stiamo diventando ecco, una piccola realtà che oggi dice la sua in un campionato difficile. Ecco, io sono felicissimo perché ecco, appena dopo eletto, no, dicevamo con i nostri dell'amministrazione che Notaresco ecco, doveva tornare a giocare con il calcio che conta. Io ringrazio pubblicamente il presidente Di Salvatore perché ecco, ci siamo trovati, abbiamo trovato una sinergia con nuove ecco, economie locali, con degli imprenditori locali, e nasce ecco, la nuova Notaresco Calcio. È bello perché avevamo due obiettivi: il Notaresco nel calcio che conta e creare quelle microeconomie, perché noi amministratori dobbiamo essere anche bravi, al di là delle passioni, ecco, creare indotti. Così è stato, abbiamo rientusiasmato una piazza che ha detto sempre la sua sul calcio ecco, regionale. Per noi è un'esperienza nuova. Io ringrazio veramente il pubblico di Notaresco, i tifosi, i giovani tifosi e i vecchi, la vecchia tifoseria, che va il mio saluto, perché ecco, con responsabilità fanno, tifano dall'inizio alla fine, senza nel perimetro dico, della regolarità, senza certo creare disagio alle nostre forze dell'ordine. Questo ecco, è un appeal positivo, ecco, mi dà, come si dice, credibilità, ecco, perché noi abbiamo rischiato su una struttura che il Savino è una bella struttura, che per oggi per giocare dobbiamo ecco, fare delle cose per essere sempre a norma, però ecco, loro ci consentono di continuare a giocare e di festeggiare. È bello perché vediamo dal bimbo allo stadio con la famiglia, alla terza età, ai giovani, ecco, tutta una comunità che si muove. Anche questo è la percezione di un paese che vive. Assolutamente. Davide, 10 giornate di campionato significano anche una cosa, che basta fare una semplice divisione per capire la media di punti a partita. 2,1 punti di media a partita. Ora, sopra i 2 punti di media a partita, diciamo che quasi si vincono i campionati, eh?
Ora, chiaramente puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi. No, vabbè, certo. L'inizio è stato sicuramente positivo, molto positivo. Di questo siamo contenti. Però c'è da continuare, ecco, a pedalare, come si dice, perché è bello stare lassù, ci piace, quindi, però per rimanerci dobbiamo continuare a lavorare duramente. Cercheremo di rimanerci il più tempo possibile, ecco, ripeto, perché è bello stare lassù, ecco. Assolutamente. Tra un po' torniamo da voi, però devo andare in collegamento con la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania, buona serata, di ritorno da Fermo. La gente dirà, come di ritorno da Fermo, la partita è iniziata alle 14.30. Ma il problema è che oggi la A14 era praticamente da nord a sud un problema generale, quindi insomma sei ancora di ritorno. Sì, è stato un viaggio della speranza, Jacopo, perché c'è stato un incidente nei pressi di Pedaso e poi da lì chilometri e chilometri di coda e praticamente ne siamo usciti, almeno noi, da poco. Stesso destino per i tifosi del Teramo che stavano rientrando, per il sindaco, insomma, per la squadra e quant'altro. È stato un po' un rientro difficile, ovviamente non solo per la sconfitta ma anche per il gran traffico, l'incidente che abbiamo trovato. Ovviamente poi le deviazioni e i lavori vengono fatti anche nei giorni festivi, quindi. Certo. Ania, senti, vediamoci le immagini. Tu commentaci un po' che tipo di partita è stata, perché a un certo punto abbiamo saputo dell'espulsione di Soprano, la Fermana ridotta in 10, eravamo 0-0 e tutti noi abbiamo pensato, ma vuoi vedere che adesso Maurizi fa cinquina? E invece? Invece no, perché paradossalmente il primo tempo è stato molto bloccato con entrambe le formazioni che sono state attente a non scoprirsi. L'unica occasione degna di nota è stata quella capitata sulla testa di Caidi, se non vado errata, intorno al 28esimo, ma il difensore non è riuscito a inquadrare la porta. Poi effettivamente nella ripresa, a parte quell'infortunio di Piccioni che è entrato, che è dovuto uscire per un problema muscolare, un problema all'adduttore che verrà valutato nelle prossime ore, si era messa bene, perché al 14esimo Soprano è stato espulso per doppio giallo per aver fermato in maniera poco consona a Bacio Terracino su una ripartenza propiziata proprio da Barbuti, che era entrato al posto di Piccioni. Però poi da lì il Teramo si è fatto sorprendere sul secondo palo dagli sviluppi di una punizione battuta davvero molto distante dalla porta. Scrosta è stato più lesto della difesa del Teramo nel farsi trovare pronto e mettere alle spalle di Lewandowski. Qui stiamo vedendo il doppio giallo a Soprano, che dunque lascia il Teramo in 10, la Fermana, pardon, in 10. Rispetto alle ultime uscite, Ania, l'unica novità oggi è stata Proietti per Ranieri dal primo minuto. Sì, un cambio che non ci aspettavamo, a dire la verità pensavamo che Maurizi calcasse l'11 titolare che praticamente ha sempre scelto da quando si è seduto sulla panchina del Teramo, ma è stata comunque una scelta propiziata, tra virgolette, sia dalla buona prestazione di Proietti nel corso della gara di Coppa Italia contro la San Benettese, e sia comunque anche, probabilmente mi viene da pensare, perché a Recchioni c'era un campo pesante, quindi Ranieri forse avrebbe probabilmente fatto più difficoltà rispetto a Proietti nel gestire e giocare il pallone. Tra l'altro Proietti sull'1-0 per la Fermana ha messo un pallone al Bacio per Zecca, lo stesso Zecca però non è riuscito a sfruttare l'occasione buona creata dal proprio compagno di squadra, ha sparato alto sulla traversa, e poi da lì è arrivato qualche minuto dopo il raddoppio di Zerbo con un tiro dalla distanza su cui forse Lewandowski non è del tutto esente da colpa. Adesso voi starete rivedendo le immagini, quindi magari saprete dirmi meglio di me. Intanto ti diciamo Ania che rivediamo l'azione di Zecca che fallisce al 73esimo davanti all'estremo difensore della Fermana, il gol che poteva valere l'1-1. Intanto ti dico che sul primo gol dormita di Fiordaliso colossale, e poi sul secondo, beh, non lo so Davide, ti chiedo anche a Davide Salvatore un giudizio così da
Bel gol. Da applaudire e basta. Portiere. Si aspettava che tirasse. È difficile, insomma, prendere quella palla, secondo me. Però. Eh sì. Aia, che indicazioni possiamo trarre da questa partita? Nel senso, adesso siamo curiosi di capire la settimana che verrà, cioè come Maurizi gestirà la prima sconfitta da quando si è seduto sulla panchina del Teramo. Ma sì, ovviamente c'è curiosità. Secondo me la partita di oggi, a parte la sconfitta, che ovviamente non toglie, non aggiunge nulla rispetto al campionato del Teramo, deve essere in primis verso la salvezza, secondo me certifica ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il bisogno, scusate la ripetizione, di un attaccante che sappia far gol, perché oggi più che mai il Teramo ha fatto comunque molto più possesso palla rispetto alla Fermana, non ha trovato nessuno capace di pungere. È vero che non ci sono state grandi occasioni, però in queste gare così difficili, così chiuse, così sporche, basta anche un'invenzione per sbloccarle, un episodio a tuo favore per farsi magari di uscire anche con una vittoria da un campo difficile, anche se la vittoria poi stessa ha consentito alla Fermana di andare prima in classifica. Però dall'altra parte la formazione di destra non è che abbia fatto chissà che cosa, è stata davvero molto ordinata, molto compatta nel difendersi, è stata cinica nel colpire nelle disattenzioni che ha avuto il Teramo, che ha offerto agli avversari. Dall'altra parte il Teramo non riesce oggettivamente a pungere, e sono entrati tutti dalla panchina, oggi è entrato anche Fratangelo per la prima volta in campionato da quando è arrivato Maurizi, quindi secondo me certifica, e l'ho anche chiesto al presidente Campitelli nel post gara, il bisogno di trovare, ovviamente nella finestra di mercato di gennaio, qualcuno che possa magari incidere un po' di più. A parte questo, ovviamente sì, collegandomi alla tua domanda, c'è curiosità su come reagirà il Teramo. Non credo che ci siano da fare drammi, perché rispetto al passato targato Zichetta, ovviamente dei miglioramenti anche oggi si sono visti, anche se poi non sono stati accompagnati dal risultato. Però forse è una sconfitta terapeutica per rimettere un po' i piedi per terra, se magari qualcuno aveva alzato troppo lo sguardo. Ci andiamo ad ascoltare la tua intervista al presidente del Teramo, Campitelli, al termine della gara. Sentiamo cosa ti ha detto. Sicuramente la Fermana potevamo sicuramente fare molto meglio. La Fermana, avete visto tutti, è una squadra che si difende e poi se gli capita riesce a fare gol come ha fatto con noi per un piccolo infortunio che è successo. Penso da lontano, non so se è il nostro portiere o ha sbattuto sul palo, non lo so, perché dalla tribuna non l'ho visto bene. E quindi poi noi abbiamo ragionato, la testa ci ha fatto, diciamo, abbiamo perso l'intensità che avevamo nel primo tempo, perché io credo che questa era una partita che finiva sullo 0-0, perché la nostra squadra non è assolutamente inferiore alla Fermana, però abbiamo perso, ci sta, ci dobbiamo rimboccare le maniche, da domani tutti o da dopodomani, quanto è che allenarci alla massima intensità per pensare alla partita di domenica, che sicuramente dobbiamo cercare di farla a nostro favore. In una gara così sporca, difficile, dura, secondo lei è mancata, è stato più evidente la mancanza di un centravanti che riesca a fare gol? Ma abbiamo avuto le nostre occasioni, però adesso parlare di centravanti, non centravanti proprio, non è nel momento, nel periodo, cioè noi dobbiamo pensare a domenica, oggi è passato, la Fermana penso che prima o poi non avrà tutta questa fortuna e questo modo loro di giocare, perché io avrei voluto vedere che se noi facevamo gol loro che facevano, però l'abbiamo preso noi il gol e quindi sicuramente hanno vinto loro, e chi vince bisogna dire sempre bravi, quindi oggi un cattivo punteggio a noi, un bel punteggio a loro, anche se non cambio la mia squadra come loro. Insomma, la Fermana già fa parte del passato, caro Davide, tu che insomma sei di Teramo, che conosce anche molto bene la Serie C
È chiaro che questo è un campionato in cui in questo momento, vedendo anche la classifica, è anche difficile dire chi potrebbe essere la vera favorita, perché in testa c'è la Fermana che favorita non era. Le big stanno un po' stentando, alcune come la Terrana devono recuperare qualche partita, è un campionato ancora molto da decifrare. Sì, sicuramente sì, però ci sono squadre molto attrezzate, perché conosco Pordenone come città, come piazza, conosco il presidente perché sono stato lì, ha una grande potenzialità, ecco, come società, quindi credo che alla fine arriverà a giocarsi la promozione. Lo stesso è Feral Pisarò, sono squadre che ogni anno spendono tanto allestiscono sempre grandi squadre, ecco, quindi secondo me queste due sicuramente arriveranno fino alla fine. Poi ecco, c'è sempre la sorpresa, in ogni campionato c'è sempre la sorpresa, e credo che questa sia la Fermana, perché comunque è in testa alla classifica, forse non se l'aspettava, però tanto di cappello a loro e bravi, ecco. Da presidente della provincia di Teramo, a questo punto, caro presidente, cambiano anche le prospettive calcistiche, perché è chiaro che la squadra del capoluogo a questo punto diventa importante anche nella sua gestione. È sempre un'opportunità. Intanto saluto il presidente Campitelli, che opera nel nostro comune con le sue aziende, ecco, fa economia, e a loro dobbiamo dare sempre ecco sostegno. E come dico sempre, ecco, adesso da presidente, adesso non vorrei prendere qualche distonia dagli amici qui di Giulianova, è importante che le nostre squadre, che fuori poi dal proprio paese, dobbiamo avere sempre più squadre che vanno su. Io dico sempre, è un'opportunità. A me è dispiaciuto, anche così da notare Schino all'epoca da sindaco, quando il Teramo ha avuto quella brutta faccenda, perché per il territorio provinciale è un'opportunità che una squadra, ecco, vada in Serie B, in Serie A, perché ecco, da oggi in poi, l'ho detto, qual era il mio programma, è dobbiamo, ecco, far parlare della provincia di Teramo fuori, non solo nella nostra regione Abruzzo, ma ecco, proiettarla su un palcoscenico più alto, perché è tutta una questione di percezione, percepire. Certo. Perciò ecco, facciamo il tifo, ecco, al Teramo che è partito male, però ha una buona ossatura, ecco, forse manca chi la mette dentro la palla, ma è sempre così quando non si segna, però ecco, credo che possa fare bene in un campionato oggi difficile, non c'è un campionato facile, vedo. È vero. Tutte le squadre sono, ecco, difficili, ostiche, ecco, andare a giocare nei campi, quella che ha perso per 10 giorni ti affila, ecco, 4 vittorie consecutive, è sempre difficile, però ecco, facciamo, ecco, da presidente della provincia, ecco, non me ne vogliate, ecco, fare il tifo, ecco, ad una città, ecco, al capoluogo, perché è importante, ecco, ha la potenzialità di fare un campionato, ecco, diverso. Ma assolutamente, poi peraltro, ripetiamo, da presidente si fa il tifo per la squadra ovviamente della sua città, ma fa il tifo per tutte le squadre della provincia, ci mancherebbe. Perfetto. Andrea, ci dicono su Zecca il rigore netto, io non l'ho rivista adesso di preciso, l'occasione è intorno al 75esimo, la rivediamo, ma tu che impressione hai avuto oggi pomeriggio? Ho avuto l'impressione che, come spesso accade, e ci sono altri esempi nel pomeriggio proprio in Serie C, quando la partita sembrava poter diventare definitivamente di proprietà del Teramo, è sfuggita per i dettagli, perché un dettaglio è la marcatura sbagliata. Comunque non è rigore, su Scrosta. Sì, io avevo notato, io pensavo che quando l'arbitro ha indicato così per la rimessa, in realtà rigore, pensavo avesse indicato il dischetto. Somiglia un po' al rigore su Zecca di domenica scorsa, in quel caso l'azione proseguì, sì, con Barbuti che prese il palo, qui lui anticipa il portiere, riesce a tirare. È vero che lui conclude l'azione con quel tiro che finisce fuori, però è pur vero che viene abbattuto di netto dall'estremo della Fermana. Tant'è che quando ho visto l'azione in diretta pensavo che l'arbitro avesse indicato il calcio di rigore, effettivamente invece ci poteva stare, è un'interpretazione, come invece è stata un'interpretazione contraria a quella del direttore di gara nella partita precedente contro il Ravenna. Quindi torniamo ai dettagli,
Fiordaliso ha sbagliato la marcatura su Scrosta, Scrosta è andato cattivo su quella palla, Fiordaliso ha avuto una esitazione, se riusciamo a rivedere, che è stata fatale, non ha attaccato quella palla come avrebbe dovuto fare, non ha sentito il diretto avversario come avrebbe dovuto fare in una situazione del genere, e quindi quel dettaglio ha fatto la differenza, perché Scrosta ha poi colpito quel pallone in maniera un po' sporca ma efficace e ha realizzato il gol del vantaggio. Sul gol di Zerbo, applausi sicuramente a Zerbo, forse Lewandowski è stato un po' tratto in inganno dalla traiettoria dello stesso Zerbo e non ha neanche tentato la parata. Certo non era facile, però probabilmente non ha letto bene sin dall'inizio quella traiettoria, anche se era un tiro molto forte. Certo, tra un po' rivediamo anche quella marcatura mancata di Fiordaliso su Scrosta. Davide, tornando all'episodio di Zecca, che ne pensi da difensore? Secondo te è rigore? Ma è difficile dirlo. Tu ti arrabbiavi se ti davano il rigore, se eri il difensore da fermare? Ma perché in questo caso il giocatore ha già calciato e quindi per quello secondo me l'arbitro non ha dato il rigore, perché se valutiamo, ecco, l'episodio è rigore netto, perché sì, vabbè, il portiere chiaro, travolge, quindi... Però il fatto che avesse già calciato, quello ha fatto la differenza nella decisione dell'arbitro. Certo. Va bene, rivediamo per l'ultima volta il gol che apre la partita per far vedere, insomma, la marcatura un po' blanda di Fiordaliso che un po' si perde Scrosta. Peraltro Scrosta è uno abbonato ai gol al Teramo. A metà della corsa lui ha un attimo di esitazione, si rallenta e poi riparte, ma ormai è troppo tardi. Certo. Se riusciamo a tornare indietro, proprio lui parte, inizia a correre, eccolo poi qua. Un attimo si ferma e poi riparte, ma ormai è tardi, premesso che aveva già perso il contatto con il difensore della fermana Scrosta. Vedi, qui parte già distante Scrosta e Fiordaliso non ha il contatto. Poi qui inizia a correre e tra poco avrà, ecco, sì. Vedi, qui un attimo rallenta, poi riparte e secondo me ha avuto la sensazione che il pallone uscisse e che Scrosta non ci arrivasse. Infatti Scrosta ha fatto una gran giocata, perché è andato in estirata e poi l'ha presa in maniera sporca ma efficace. Perfetto, va bene, dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo solo per un attimo, non cambiate canale perché tra poco tutta la Serie D della Regione Abruzzo, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, abbiamo chiuso la parentesi legata al Teramo, ringraziamo la nostra Ania Cantagalli in collegamento, ovviamente la ritroveremo negli approfondimenti proprio sulla squadra biancorossa, come detto al primo stop nell'era di Agenore. Maurizi, cominciamo con la Serie D, iniziamo dal derby del De Marsi, è terminata 1-1 tra Vezzano e Francavilla, il servizio. Il derby della decima giornata tra Avezzano e Francavilla finisce 1-1, sono i due giocatori di fantasia, Cerone da una parte e Palumbo dall'altra, a fissare il punteggio che a conti fatti va decisamente meglio agli ospiti. Difesa giovanissima per Paolo Racchini che recupera Caffiero che prova in panchina, retroguardia Under con il confermato Gallo accanto a Bosco, davanti Cruz supportato da Molenda, Palumbo e De Costanzo, Avezzano con Crass a sinistra e Deramo in mediana con Conti, attacco guidato da Dos Santos con Alessandro, Cerone e Pellecchia, padroni di casa subito in evidenza dopo due giri di lancette proprio con Alessandro che salta a San Severino e serve il mancino di Cerone su cui si supera, spacca prima che allontani Bosco, la risposta giallorossa col tracciante di poco al lato di De Costanzo e con quello al quinto di Palumbo, anch'esso fuori non di molto, ma i biancoverdi di Giampaolo sembrano in palla, Deramo non trova la porta da lontano ma è clamorosa l'occasione che capita a Jonathan Alessandro al quarto d'ora, sotto misura servito da Pellecchia, centra la traversa a spacca praticamente battuto, il De Marsi applaude, l'Avezzano attento in difesa su Cruz che quando può riparte, specie sugli esterni. Come fa il 21esimo Pellecchia che fulmina di Renzo in area, fallo del difensore che manda Cerone sul dischetto, penalty trasformato dal numero 10 per il gol che sblocca il derby e che galvanizza i padroni di casa che un minuto dopo potrebbero calare il bis ancora con Alessandro lanciato in campo aperto ma chiuso da Gallo al momento della conclusione. La reazione del Villa intorno alla mezz'ora con la combinazione tra Cruz e Molenda conclusa da quest'ultimo con un diagonale che passa.
passa non lontano dal pallo destro di Fanti. L'Avezzano prova a farsi rivedere al 39esimo con Pellecchia per Dos Santos, ma il brasiliano colpisce male da buona posizione il servizio del compagno di squadra. Rachini lascia negli spogliatoi allora Bosco per Cafiero, ma un Francavilla diverso quello che torna in campo e che sfiora il pari al terzo minuto su una palla rubata da De Costanzo con Palumbo che spara a botta sicura, ma è miracoloso Fanti a dirgli di no. Ospiti che inseriscono Sanchez per Molenda, ma l'uomo più pericoloso è sempre De Costanzo. Al quarto d'ora si incunea da sinistra prima della chiusura di Gianfelice e poi a metà tempo scaglia di poco fuori una saetta sugli sviluppi di un corner calciato ancora da Palumbo. È l'anticamera del gol del pari che arriva al 73esimo, sempre De Costanzo va via sull'out destro e serve a Palumbo un pallone che uno con il suo destro non può proprio sbagliare. Fanti immobile e 1-1, Avezzano gelato e che prova a rimettere il naso avanti al 75esimo con Alessandro, diagonale deviato da Gallo che termina la sua corsa di poco fuori. Ma è incredibile quello che fallisce Cerone al 34esimo dopo un'azione caparbia di Dos Santos. Il brasiliano si libera di Cafiero e appoggia al numero 10 un assist al bacio spedito incredibilmente fuori. Parte finale di gara con Cerone, protagonista ancora in negativo perché all'82esimo invece di calciare in area inciampa sul pallone servitogli ancora da Pellecchia che un minuto più tardi si mette in prova e scalda i guanti di spacca sul primo palo. È l'ultima emozione della partita, il Villa si conferma squadra di alto profilo anche in una trasferta complicata, mentre per l'Avezzano continuano le difficoltà in un campionato che si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Probabilmente il compito più duro per un allenatore è tenere duro quando le cose non girano nonostante la squadra giochi bene. Abbiamo un po' riassunto il momento dell'Avezzano? Sì, hai perfettamente ragione. La squadra ultimamente sta facendo delle bellissime prestazioni. Meritavamo i 3 punti a San Giusto. Oggi, secondo me, per le occasioni che abbiamo avuto, meritavamo la vittoria. Consapevoli di aver incontrato una squadra forte, forte della classifica che ha. Per noi abbiamo fatto un primo tempo secondo me molto bello, siamo andati in vantaggio meritatamente, potevamo raddoppiare con la traversa di D'Alessandro. Secondo tempo ci siamo un po' abbassati, abbiamo avuto un po' paura, sono uscite un po' le insicurezze della squadra, però questa insicurezza abbiamo addirittura avuto anche 2 occasioni per rivincere la partita. Purtroppo se la palla non la butti dentro è normale che poi quando incontri una squadra cinica con dei giocatori che ti possono risolvere la partita come Palumbo, come Cruz, è normale che ti puniscono. Loro hanno avuto 2 occasioni, penso, il secondo tempo e hanno fatto gol. Noi ne abbiamo avuti 4-5 e purtroppo abbiamo fatto solo un gol. Proviamo a strappare un sorriso per chiudere. Si aspetta una partita in cui magari raccolga i 3 punti giocando malissimo? Io non ci credo a queste cose, però a questo punto dobbiamo attaccarci a tutto, no? Io penso che le vittorie si raggiungono facendo sempre le prestazioni, cercando sempre di imporre il proprio gioco. Questa squadra l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando quest'anno, solo che quest'anno la differenza è che non ci gira bene. Siamo abbonati con pali e traverse, è normale che un pizzico un po' di fortuna, un pizzico di cinismo in più, questa squadra effettivamente ha bisogno di un risultato perché se lo merita. Paolo Rachini, che cosa hai detto negli spogliatoi al Francavilla? Perché abbiamo visto una squadra completamente trasformata dopo l'intervallo. Ma ho solamente detto che non stiamo facendo quello che poi abbiamo provato in settimana. Abbiamo subito il gioco dell'Avezzano, abbiamo preso gol, abbiamo concesso delle cose che sapevamo che l'Avezzano ci poteva mettere di fronte su quelle situazioni, quindi ho detto solamente di correggere alcune cose e i ragazzi devo dire che hanno fatto un secondo tempo importante, hanno fatto gol, hanno avuto altre, secondo me, 4 situazioni molto importanti. Uscire indenne da un campo come quello di Avezzano, seppur la squadra è ultima in classifica, che cosa vuol dire nel processo di maturazione del Francavilla? Vuol dire tanto, fare risultato qui non è facile, se ne accorgeranno penso tantissime altre squadre che ci verranno a giocare prossimamente. È una squadra che ha tanta qualità davanti e penso che prima o poi usciranno dai bassi fondi della classifica. Davide, abbiamo rivisto le immagini salienti, tu sei spettatore interessato perché il prossimo turno sarà proprio contro il Francavilla, al Valle Anzuca, peraltro dovrebbe esserci, manca l'ufficialità, ma si dovrebbe giocare sabato perché c'è, poi ci sarà il turno infrasettimanale. Che Francavilla hai visto? Poi con Andrea facciamo il punto invece di che Avezzano è stato. Ah, è un Francavilla... si dimostra, ecco, una squadra molto forte, perché andare a Avezzano, ritrovarsi sotto e fare un secondo tempo del genere pareggiando la partita
rischiando anche di vincerla, non è facile, ecco. Quindi sicuramente sappiamo della forza del Francavilla, che ha giocatori importanti, però noi ecco, siamo abituati a giocarcela un po' con tutti, ecco, quindi lo faremo anche sabato o domenica. Non so se per la vostra difesa, oggi ha giocato 4-2-3-1, la nostra difesa potrebbe essere un problema marcare questo Palumbo che insomma ha giocato un po' in tutti i ruoli, adesso fa il, come si dice adesso, il sottopunta in una posizione un po' ibrida che dà fastidio alle retroguardie, immagino. Sì, quella posizione per le difese è un po', è sempre, non è mai facile, ecco, marcare un avversario in quella posizione. Vedi, anche qui va il tiro da una posizione in cui non lo prende praticamente, esatto, nessuno. Esatto. Però ecco, il mister saprà, ecco, come evitare questo problema. Peraltro tornerà a disposizione anche Banegas, che oggi scontava la seconda delle due giornate di squalifica. Questo è il calcio di rigore, fischiato per fallo di Di Renzo su Pellecchia. Non credo ci siano molti dubbi, la trasformazione di Federico Cerone. Andrea, te l'hai visto l'Avezzano contro la San Giustese, oggi più o meno diciamo che il cliché non è cambiato, squadra che gioca anche molto bene per alcuni tratti di gara, che poi si distrae un attimo, prende gol e non riesce a capitalizzare quanto aveva fatto. È una squadra a cui manca la vittoria, sostanzialmente il problema dell'Avezzano è quello, ed è un grosso problema. Manca la vittoria, scarsa abitudine a fare i tre punti, e quindi partite come quelle di oggi o come quelle con la San Giustese. Con la San Giustese dominio del secondo tempo è stato evidente, lo ha riconosciuto anche Seni Gagliesi, e la squadra meritava i tre punti. Oggi Francavilla comunque si è opposto, ha avuto anche le sue occasioni, certo l'Avezzano da quello che ho visto nel servizio ne ha avute di più e avrebbe anche meritato i tre punti, perché in un gergo pugilistico oggi, confrontando quello che hanno fatto sul ring le due squadre, l'Avezzano sicuramente ha fatto di più. Però errori come quello ad esempio di Cerone, che inciampa sul pallone, sono probabilmente dovuti al fatto che questa squadra sente il peso delle vittorie che non arrivano, perché poi si dice la squadra risalirà, Senigalliese ha detto questa squadra è destinata a fare il filotto perché è troppo forte, tutto quello che volete, poi però si va in campo e la partita l'Avezzano non la vince, perché la partita la devi vincere tu, non si vince per forza divina o perché gli altri pensano che tu vinca. Quindi l'Avezzano deve superare questo scoglio di natura mentale e deve ritrovare anche un po' di solidità difensiva, che lo scorso anno c'era, quest'anno non c'è più. Prima si è detto che si sente l'assenza di Persia, vero? Si sente l'assenza di Persia, che era un under che a centrocampo dava grande completezza, perché faceva sia interdizione ma si occupava anche di impostare. C'è però Bianciardi, che viene impiegato a singhiozzo, ora una coppia rimodulata con Tideramo. È chiaro che se il Deramo dello scorso anno sulla fascia devastante è costretto ora a giocare in mezzo facendo anche bene, però è evidente che gli equilibri vengono alterati. Però certo, è una squadra a cui manca la vittoria, e questo è il primo problema da risolvere. Assolutamente sì. Tra poco andiamo a sentire le dichiarazioni di Gianni Paris affranto dopo l'1-1 di oggi. Continuo ancora a dire che quello era calcio di rigore, quello del Teramo sulla Fermana. Io continuo a dire di no, ma sono opinioni personali, ci mancherebbe. Io non voglio convincere nessuno che sia rigore oppure no, secondo me non lo è, però il calcio è bello anche per questo. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista al presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Presidente, la vediamo abbattuto dopo questo 1-1, eppure nel primo tempo si era visto un ottimo Avezzano, poi probabilmente è pagato un po' nella ripresa. Sì, per vincere bisogna purtroppo avere un rendimento costante per i 90 minuti, e questo non avviene nella stagione dall'inizio, e soffriamo e prendiamo i gol poi anche appena possibile. Sembra questo brutto sogno iniziato a Vasto con quel 3-0, continua così, e i giocatori devono pensare a fare i giocatori, non a sentire le critiche dal pubblico. Il pubblico paga il biglietto, quindi i giocatori devono pensare a
cambiare rotta e ad avere chiaramente un'idea, una volontà di tirare fuori l'Avezzano Calcio da questa situazione che è diventata ormai critica. È vero, siamo alla 10ª giornata, però è già troppo, è diventato veramente qualcosa che non si spiega, però fa parte di quello che poi io sento e che ovviamente mi tengo dentro, ma ovviamente questo mi lascia senza parole tante volte, perché non pensavo veramente di entrare in questo tunnel e non uscire neanche oggi, che è il 4 di novembre, a distanza di 2 mesi e più dall'inizio del campionato. Situazione dunque complicatissima per l'Avezzano, mentre nel Francavilla ottima prestazione nella ripresa, nel primo tempo ha fatto un po' fatica. Da segnalare, fantastico De Costanzo, una partita davvero assolutamente di grandissimo livello. Peraltro fatemi salutare, che oggi l'ho incontrato, un signore, il signor Settimio, se non ricordo male, e Davide il figliolo, che mi ha salutato, li risaluto, che sono stati gentilissimi, sono venuti personalmente a salutarci, quindi li risalutiamo a distanza, tifosi dell'Avezzano. Adesso cambiamo e andiamo a Notaresco, perché siamo curiosi adesso, perché voi la partita, Davide, l'ha giocata e il presidente l'ha vista, io no. Allora, con Stefano Recanati ci vediamo. Notaresco Campobasso 2-0. Bastano 3 minuti e una doppietta di Santiago Minella al Notaresco per avere la meglio del Campobasso, che paga un avvio di gara disastroso. Prima del match e davanti a quasi 300 spettatori, una targa ricordo è stata consegnata dai tifosi del Notaresco a Pietro Sfoglia, storico dirigente della squadra rossoblu per i suoi 25 anni di instancabile passione per questa società. Il Notaresco, dopo l'ottima prova contro la capolista Matelic, riceve al Vincenzo Savini il Campobasso reduce dallo scivolone interno contro il Pineto. Mister Cudini deve rinunciare all'influenzato La Barba, affidandosi al solito 4-3-3 con Blando in mediana e al tridente Moretti, Minella e Liguori. Rispondono i molisani di mister Mandragora con il 4-4-2, con l'ex Vastesi Allocca in difesa e Giacobbe Cogliati in attacco. Avvio super del Notaresco, che dopo appena 1 minuto e 20 secondi è già in vantaggio. Sfonda sulla sinistra con Mozzoni, che con un lancio millimetrico mette in moto Moretti, che supera Spinelli e appoggia per Minella, che a porta vuota porta in vantaggio la squadra di casa. Ma l'avvio per la squadra del presidente Di Giovanni è super. Infatti al 4° minuto raddoppia ancora con Santiago Minella. È bravo sulla sinistra Liguori, che converge e calcia in porta. Sposito non è perfetto nella risposta, così l'attaccante argentino ringrazia e sigla il 2-0 e il suo 7° sigillo in campionato. Il Campobasso è stordito da questo avvio del Notaresco, che al 15° va vicino al tris con Bontà, che calcia dai 30 metri, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Per vedere la prima sortita offensiva del Campobasso dobbiamo aspettare il 20°, quando da Dalt scende sulla sinistra, ma il suo cross dalla linea di fondo chiama la respinta di pugno l'attento Monti. Al 25° è ancora Campobasso, ancora con Dadalt, dalla sinistra converge all'interno del campo e di destro calcia chiamando alla risposta in 2 tempi Monti. Al 31° il Campobasso recrimina per un rigore, quando in aria vanno a contatto Cogliati e Monti, ma per Milan Silvera di Valdarno non ci sono gli estremi per il rigore, ma solo calcio d'angolo. Sugli sviluppi dello stesso è Magri a colpire il palo. Ma il Campobasso c'è e si fa vedere ancora al 35°, errore di Mozzoni in disimpegno, ne approfitta Cogliati che supera Monti in uscita, ma è Salvatore a negare la gioia del gol alla squadra molisana con un salvataggio la disperata sulla linea di porta. La ripresa parte subito con un'occasione per il Notaresco, quando al 2° minuto il Liguori direttamente da calcio piazzato a chiamare all'intervento in angolo l'estremo ospite Esposito. Il primo cambio della partita lo effettua Mandragora, che manda in campo Minchillo per Merio. Al 10° è anche Cudini a pescare dalla panchina, mandando in campo Marcelli per Liguori, passando così al 4-4-2 andando a rinforzare il reparto di centrocampo, ed è proprio il neo entrato ad avere l'occasione per il tris, ma in area il suo tiro viene rimpallato da un difensore. Al 19° finisce la partita di Santiago Minella, salutato con un lungo applauso, al suo posto Manari. Al 22° arriva la risposta ospite con Giacobbe, che all'interno dell'area di rigore chiama la super parata Monti, sulla ribattuta Cogliati viene fermato in fuorigioco. Al 44° è Manari a tu per tu con Sposito a divorarsi l'occasione per il tris del Notaresco in una classica azione di contropiede. Finisce dopo 4 minuti di recupero la gara del Vincenzo Savini, con il Notaresco che, complice le sconfitte di Matelic e Cesena, si riporta a -3 dal primo posto, e sabato in anticipo la sfida con il Francavilla. Il Campobasso perde così la seconda partita consecutiva, con la società che continua il suo silenzio stampa e i tifosi, uscito con anticipo dal Savini, a sottolineare un periodo negativo per la squadra di Mandragora.
Sicuramente per il risultato oggi non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto la fortuna di concretizzare subito le prime occasioni che sono capitate, poi il resto abbiamo gestito, abbiamo fatto poco, soprattutto nel secondo tempo per far sì che il Campobasso, che è una buona squadra a prescindere dalla classifica che in questo momento occupa, ci mettesse lì e ci creasse delle difficoltà. Sapevamo che nei singoli o nei calci piazzati potevano essere delle situazioni pericolose, e quindi di questo siamo stati bravi e anche fortunati oggi. Abbiamo cambiato un po' le caratteristiche in mezzo al campo e davanti, abbiamo messo un po' più di solidità inserendo delle forze fresche, perché il Campobasso ci stava, non dico chiudendo, però ci stava spingendo magari ad abbassarci un po'. Però a volte i campionati, le partite ti portano a fare questi tipi di partite, quindi siamo stati bravi oggi a farla. Noi spesso e volentieri siamo stati bravi fino adesso a fare gioco, a vincere le partite col gioco. Oggi invece siamo riusciti, di questo contento, a portarla a casa nonostante abbiamo sofferto il secondo tempo. Sul finale la potevate arrotondare, perché comunque qualche occasione è stata sprecata in contropiede. Sì, dovevamo chiuderla sicuramente, perché il Campobasso poi ci ha offerto il fianco in qualche contropiede. In questo noi abbiamo caratteristiche che possiamo far bene. Non siamo stati bravi, però alla fine quello che conta è il risultato, e sono contento dello spirito che i ragazzi hanno messo in campo, avendo praticamente concretizzato le prime occasioni e avendo avuto l'opportunità per chiudere anche il primo tempo. Però siamo contenti così. Presidente, partita rilassata oggi, 3 minuti, 2-0, è tutto in discesa. Tutto in discesa, sì, ecco, bisogna stare attenti, che ecco, è una squadra molto giovane, lo dico, ecco, poi ogni tanto, ecco, l'inesperienza dei più giovani ci porta, ecco, a subire un po', però ecco, giochiamo un calcio bello veramente, e qui lasciatemelo dire, ecco, devo ringraziare veramente per il lavoro che stanno facendo il direttore sportivo Stefano De Angelis e il mister Cudini. Perché sì, con un gruppo veramente molto giovane, ecco, lui è il meno giovane qui a fianco a me, sì, ma anche con un gruppo è giovanissimo, meno giovane, veramente, per dire quando sono giovanissimi. Sì, no? Ecco, noi facciamo poca comunicazione, perché da noi giocano tantissimi 2001, ogni tanto, no? Veramente abbiamo giocato con 7-8 fuori quota. Ecco, facciamo un bel calcio, ecco, noi ci divertiamo a guardare le partite. Ecco, un inciso, devo salutare e ringraziare veramente, che i tifosi lo hanno già fatto, Pietro Sfoglia. Sì, lo saluto anche io personalmente. Veramente, che lo conoscete, voi che fate, ecco, lavorate nel mondo del calcio, lo conoscete. Ecco, lui dà tanto alla nostra comunità, ecco, ognuno di noi in ogni comune, ecco, fa volontariato, ecco, lui dà tanto per lo sport andraresco. Ecco, io lo ringrazio, lo saluto, perché è stato tra i primi, quando gli dissi: Pietro, c'è un'opportunità, vogliamo fare la Serie D? Non ci ha pensato un minuto. Immagino. Subito ha detto: magari è un sogno per noi fare un campionato in questa categoria. Ecco, io lo ringrazio, perché lui non si preoccupa mai, si occupa solamente, ecco, del suo terreno di gioco, dei suoi giocatori, perché veramente vive così, con un modo di fare riservato ma sempre pronto nell'agire. Ecco, lo ringrazio, lo saluto, l'ho detto, ci state abituando bene, ecco, lo dico, ecco, la tifoseria è contenta, il pubblico è contento, perché facciamo un bel calcio veramente, sì, con dei ragazzi che stanno uscendo, e ho paura, perché adesso mi metterò davanti ai cancelli per non far venire gli osservatori, che abbiamo paura che, ecco, che qualcuno rubi, che ci rubano, ecco, questi giovani bravi veramente. A condurli però c'è uno come Davide, che è classe 85, Davide, ma è una squadra questa che sorprende probabilmente, perché ha i cosiddetti under al posto giusto, nell'annata giusta, probabilmente nel momento in cui era lecito che facessero un campionato come quello di Serie D, sei d'accordo? Sì, sì, sicuramente. Abbiamo tanti giovani, ma giovani di qualità, che hanno voglia di emergere, e questo penso sia la cosa più importante. Diciamo che te, Minella, siete quelli che tirano un po' il gruppo, almeno a livello... Sì, che cercano di tenerli, ecco, abbassi, di non farli volare troppo. Ecco. Mm. Però devo dire che comunque siamo un bel gruppo, un gruppo ambizioso che ha voglia di fare, e questo credo che la domenica si vede. Ecco. A proposito del tecnico, parlando anche qualche giorno fa con un addetto ai lavori, mi ha detto: io conosco Cudini da quando allenava le giovanili, e il calcio di Cudini era riconoscibile anche quando allenava squadre giovanili. Ecco, probabilmente è questo un altro dei segreti, Davide?
Sì, credo di sì, perché mister, vabbè, io lo conoscevo già da prima, però non l'avevo mai avuto, ecco. Però come mentalità è veramente un allenatore che vuole che vai a giocare la partita dappertutto, che non pensi a difenderti, ma la partita te la devi giocare ovunque, sia in casa che fuori, sia con la prima che con l'ultima in classifica. Certo. Credo che questo sia la mentalità giusta per chi, anche per un giovane che vuole crescere, e anche perché poi dopo la domenica si vedono belle partite, sì, ricche di occasioni, ed è bello, ecco. Certo. Vediamo un episodio da Moviola, Andrea, lo vediamo con te perché poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma resteremo in provincia di Teramo perché andremo a vedere la vittoria del Giulianova contro il Sant'Arcangelo. Ecco l'episodio da Moviola, siamo ovviamente sul 2-0, contatto tra Monti e Cogliati, che ne pensi? Bah, lo scontro c'è, anche se vedo che l'attaccante del campo basso si gira di schiena, non so, questo movimento è un po' sospetto, doveva prendere secondo me in maniera un po' più netta il contatto da rigore, invece lui qui, vedi, sembra quasi andare a cercare con la schiena a Monti, secondo me lui aveva modo di proseguire la corsa e che poi si gira di schiena quasi per voler andare addosso al portiere, è una dinamica un po' strana, perché Monti poi non sembra voler affondare l'intervento. Certo. So, questa è la mia sensazione. Se proseguiva, se andava dritto, potevamo darci il rigore, però da sportivo il rigore, sì, lui, non c'è. Lui non corre, lui smette di correre e preferisce girarsi di schiena per andare addosso a Monti. Forse anche un po' per neutralizzare l'impatto. Ma se tu vuoi il calcio di rigore e ti devi prendere il contatto, te lo devi prendere pieno. Certo, certo, certo. Ma noi abbiamo un problema, il mister non fa buttare mai la palla ai ragazzi. Sì. Non ne spazza mai sempre a giocarla, ecco, quindi infatti, ne servono di meno dei palloni. Non sbutta mai la palla, sempre gioca fino alla fine. Ecco, rischiamo ogni tanto, però è un gioco che piace. Eh sì, piace a tanti. Ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, a rientro, tantissima Serie D. Eccoci rientrati, ultima mezz'ora insieme per tanta Serie D. Partiamo subito dallo stadio Rubens Fadini di Giulianova. Altra bella notizia per i colori abruzzesi, la vittoria 2-1 sul Sant'Arcangelo. Vediamo insieme il servizio. Il Real Giulianova ritrova l'appuntamento con vittoria e tre punti, finisce 2-1 con il Sant'Arcangelo, vittoria costruita con un inizio di match micidiale e poi con una rinnovata capacità di gestione della gara. Ospiti senza Cascione, con mister Galloppa squalificato ed in tribuna, Real Giulianova che ritrova Tozzi Borsoi dall'inizio, Stallone sceglie Mangiacasale nell'11 di partenza, Torelli in panchina e De Fabritis fuori per un risentimento muscolare. Arbitra Domenico Castelloni della sezione di Napoli. Cronaca, parte fortissimo il Real Giulianova, al primo minuto azione personale di Di Paolo sul destro, la palla finisce a Tozzi Borsoi, il tiro è alto sulla traversa. Quarto minuto, arriva il vantaggio giallorosso, Forò lavora un bel pallone al centrocampo, l'imbucata per la corsa ed il destro di Mangiacasale che batte Battistini. È 1-0 Giulianova. Passano solo 5 minuti, arriva anche il secondo gol, Antonelli riceve palla sulla tre quarti, alza la testa e lascia partire un destro in corsa che si insacca all'incrocio dei pali. Piove sul bagnato per il Sant'Arcangelo, Corvino, fallaccio a palla lontana su Antonelli, rosso diretto. Ventesimo per il Sant'Arcangelo, ci prova Blori col sinistro su calcio di punizione, palla di poco alta sulla traversa. Ventiduesimo, accorcia le distanze, la squadra ospite 5 dal sinistra, supera Del Grosso che lo stende, rigore. Dal dischetto Falomi non sbaglia e fa 2-1. Con l'uomo in più continua però ad attaccare il Giulianova, Di Paolo ci prova la deviazione, trova Battistini, bravo a deviare in calcio d'angolo. 29esimo ancora Di Paolo, pericoloso sulla conclusione, reclama il rigore la squadra di casa.
Un minuto dopo, altro reclamo, Antonelli da sinistra lavora un bel pallone sull'intervento della difesa, reclama ancora il fallo di mano il Real Giulianova, Castellone dice però ancora di no. 35esimo corner di Foro, arriva Ferrini e distinto la risposta di Battistini. Secondo tempo, continua ad attaccare il Giulianova che prova a controllare la partita, al quinto cross dalla destra di Tozzi Borsoi, Di Paolo è tutto solo nell'area di rigore ma mette fuori incredibilmente. Al nono ancora dalla destra il Real Giulianova del Grosso trova la testa di Tozzi Borsoi, conclusione centrale. È solo Giulianova con il Sant'Arcangelo che prova ad agire solo in velocità. Al 21esimo ancora Federico del Grosso, dopo un buon fraseggio giallo-rosso, la mette per Tozzi Borsoi, destro, ancora centrale, blocca Battistini. Seconda parte di ripresa in pieno controllo del Giulianova, al 45esimo ci prova Fabrizi, conclusione ancora alta sulla traversa. Dopo 4 minuti di recupero Castellone dice che può bastare così e manda le squadre negli spogliatoi. Giulianova sotto la curva per gli applausi e Sant'Arcangelo che paga decisamente l'uomo in meno per gran parte della gara e l'avvio decisamente da incubo. Mister, allora avete attaccato molto nel secondo tempo ma poche conclusioni, partiamo dalla fine, poi vediamo il primo tempo. Sì, partiamo dalla fine, ha detto giustamente che abbiamo attaccato molto, abbiamo tirato poco, però con un uomo in meno abbiamo anche fatto un po' più fatica a gestire tutte le situazioni. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante tutto, nonostante l'uomo in meno, non si è vista una grossa differenza sotto l'aspetto del gioco e dell'aspetto fisico, atletico, tecnico. Sono stati veramente in gamba, devo fargli i complimenti per questo. Ai 10 minuti iniziali stavate ancora negli spogliatoi, come si dice, una frase abusata. Sì, oppure i tiri sono stati parati? I gol sono nati su due errori clamorosi nostri, il primo del nostro esterno basso che si è fatto sfilare dietro dal vostro attaccante e il secondo gol è nato da un errore per una palla persa a centrocampo. Sono errori che noi paghiamo spesso perché la nostra filosofia è quella di ottenere i risultati attraverso il gioco e di conseguenza tentando sempre di proporre un gioco propositivo, a volte si rischia un po' di più. Il Giulianova che si aspettava, lo sapeva così? Lo conosceva? Sì, sì, l'aveva sì. Visto? Sì, no, visto no, abbiamo visto qualche servizio delle partite precedenti, sì, però l'ambiente, il clima, la squadra, conoscevamo alcuni giocatori. Sapevamo che era un inizio di partita sicuramente così. Presidente, 100 partite con il Giulianova, in pratica lei è presidente da quando il Giulianova finora ha disputato 100 partite. Sì, oggi è stata per me una sorpresa perché non avevo fatto questo conteggio e Luigi è stato gentilissimo e mi ha dato questa targa, per me è un'esperienza bellissima quella col Giulianova, quindi oggi sapere questa cosa qui mi ha reso tanto felice. Parlando con Luigi ho detto che oggi essendo presente con il Giulianova e fortunatamente fino adesso abbiamo poche sconfitte, in 2 anni e mezzo avremmo perso 5-6 partite penso, quindi speriamo di tenere alta questa media nel futuro. E per oggi sono felice perché la squadra ha fatto un'ottima prestazione, i ragazzi hanno dato l'anima e quindi insomma cercheremo di rimontare la classifica. E dunque complimenti al Giulianova e alle 100 partite del presidente Bartolini, peraltro presidente soddisfatto della vittoria del Giulianova perché fa parte della provincia, ma soprattutto perché ha la moglie di Giulianova, vero? Quindi è contentissimo. Ho il derby in casa ogni domenica, no, è bello perché oggi le tre Teramano hanno vinto, ecco, posso sì, festeggiare sì. Veramente, anche il Pineto ha vinto, ecco, il Giulianova è partito così, ecco, scriveva lì un telespettatore, non si passeggia più, siamo preoccupati perché noi dovremmo andare a giocare a Giulianova. Ma penso. Va tutta la famiglia lei? Sì, sì, lì mio figlio moglie. È combattuto, tifa, allora in Coppa Italia, la mia partita, mio figlio ha 5 anni, sì, è vero, tifosa il notaresco.
Un gol del Giulianova mi passa dalla parte. Tifa chi vince, ecco. Certo. Però ecco, non sarà veramente una passeggiata, perché il Giulianova sta a 13 punti già, 8 punti in meno da noi. Si sta, ecco, diceva, non si passeggia più. Un campo difficile, a giocatori di esperienza, perché poi ecco, a giocatori di esperienza che noi abbiamo visto ci hanno pizzicato proprio in Coppa Italia alla fine, ecco, bisogna stare attenti. Ecco, felice che le Terramane sono delle belle squadre, noi dovevamo essere la Cenerentola delle Terramane, invece, come per notaresco, dico che stiamo andando, ecco, meglio di quello che è. Davide, intanto rivediamo gol bellissimo, soprattutto il secondo del sì. Giulianova, peraltro Sant'Arcangelo, realtà che tu conosci molto molto bene. Sì. Che sta vivendo anche un momento di difficoltà societaria. Sì. Sono bellissimo il gol, comunque, è fantastico. Bello. Però il campo di Giulianova, giustamente ha ragione il nostro telespettatore, è un campo dove non si scherza. Signori, chiunque arriva è dura. E le prende. È dura. Vero? Sì, no, anche gli anni passati quando sono andato a giocare a Giulianova è sempre stato un campo difficile, un campo, una piazza molto calda, quindi... fare il risultato lì veramente 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 difficile, infatti anche i fatti lo dimostrano, perché il Giulianova in casa credo che abbia conquistato parecchi punti, ecco, quindi fattore campo da loro veramente veramente conta. Galloppa, tuo ha la tua stessa età, però allena in Serie D. Mi fai sentire vecchio. Questo. No, è lui che è giovane. Scherzi, no. Certo. È vero, è strano. Complimenti, perché a 33 anni, allenare già in Serie D, insomma, non è tanta roba. Non è cosa da poco. Peraltro, Giulianova a Notaresco ci sarà, se non erro, intorno a dicembre. Sarà una partita molto, molto bella che vivremo insieme. Oggi Giulianova ha ritrovato Tozzi Borsoi in gol. Andrea Mangiacasale, tutte note positive, perché ultimamente qualche risultato era scappato. Sì, è una vittoria importante perché Giulianova va a metà classifica. È una vittoria sicuramente tonificante. Ecco, si è parlato in settimana, lo si può fare anche ora, di questo aspetto, cioè che Giulianova ha una difesa sulla carta molto forte, però continua a subire gol. Anche oggi è successo. Sant'Arcangelo sta attraversando un momento difficile a livello societario, ha giocato quasi tutta la gara in 10 uomini, comunque un gol lo ha fatto, però il Giulianova ha pienamente meritato la vittoria. Giulianova che ha bisogno anche dei suoi vecchietti, perché Del Grosso ha avuto un momento di difficoltà di natura fisica, è stato anche sostituito alcune volte. Tozzi Borsoi anche lui ha saltato delle partite ed è un giocatore essenziale, perché Giulianova ha un ottimo attaccante come Di Paolo, un ottimo Jolly come Torelli, però la presenza fisica e il carisma di un quasi quarantenne come Tozzi Borsoi non la si può regalare. Però Giulianova è pienamente in linea con il discorso salvezza, in questo senso la vittoria di oggi è fondamentale, e quindi insomma direi che l'avvio di stagione è convincente. Direi che a Giulianova mancano anche alcuni punti in alcune gare precedenti, però la marcia è quella giusta, e sono sempre convinto che questa squadra con tutti i suoi effettivi a disposizione, con Tozzi Borsoi al 100%, con Torelli che giocherà con continuità perché anche lui ha avuto qualche problemino, io penso che questa squadra si salverà con ampio anticipo e si toglierà anche diverse soddisfazioni. Perfettamente d'accordo con te, lettura precisa. Chi sbaglia tra voi il Televideo Rai che dà il Matelica vincente per 1-3? È il Televideo Rai, perché insomma questa è, peraltro se andate su Facebook e trovate la pagina del Matelica, lo stesso Matelica dà il risultato finale, dice purtroppo la squadra di Tiozzo torna. Guarda, a casa. Come bonus track potremmo anche mandare gli highlights di San Maurese Matelica, così poi... Ah sì, per togliere ogni dubbio. Sì. Sì, l'anno prossimo faremo il derby Giulianova Teramo, tanto loro riscendono, ci scrive un giuliese. Giuliese fortissimo. Il derby, caloroso, sul il derby manca dal 2008, Andrea, però era un derby in tono molto minore. Sì. Tono minore perché due società, una in difficoltà e sulla strada del fallimento, il Teramo, l'altra in difficoltà anche se poi ha...
ha vissuto una promozione con Bitetto e per poi andare verso la scomparsa poi con il presidente D'Agostino, quindi insomma non era il derby caliente dei primi anni 2000 o gli anni 90 o anni 80. Eh sì, certamente sì. Vittoria corroborante per il Giulianova, vittoria altrettanto corroborante per la Vastese che batte la Savignanese 1-0, il servizio di Paolo Renzetti. Arriva con la Savignanese la seconda vittoria stagionale per la Vastese, la prima degli aragonesi dinanzi ai propri tifosi. La squadra del presidente Franco Bolami si è imposta con il più classico dei risultati 2-0 al termine di un match tutt'altro che semplice al cospetto di un avversario mai domo. Biancorossi in campo con il 4-3-3, ancora in tribuna Ridolfi per scelta tecnica, ospiti che rispondono con il 4-4-2. Squadra di casa all'assalto, in gol già al decimo minuto con Palestini che però non può esultare per l'annullamento di De Capua di Nola per un giusto fuorigioco. Fiore e compagni attaccano sin dalle prime battute senza soluzione di continuità, pur non riuscendo però a creare dei veri e propri pericoli dalle parti di Pazzini fino al 23esimo, quando Sciba dai 20 metri conclude fuori. Al 25esimo dalla distanza ci prova Stivaletta, ma il tiro è centrale con l'estremo ospite che blocca senza problemi. Clamorosa poi l'opportunità che capita ai romagnoli alla mezz'ora con Longobardi che in area abruzzese colpisce il palo pieno. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi del presidente Bolami ricominciano a premere, ma al 35esimo è ancora Longobardi a due passi da Selva a divorarsi il gol dell'1-0. Al 37esimo pareggio per il computo dei Legni con il palo colpito da Sciba e poi sul proseguimento dell'azione con il tiro di Leonetti che spedisce però la sfera sopra la traversa. Il finale di primo tempo è però foriero di belle notizie per i biancorossi di casa che al 42esimo trovano il vantaggio con Leonetti che su cross di Stivaletta beffa Pazzini per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa buon avvio dei locali che al quarto si vedono con Leonetti che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti va a concludere dai 25 metri fuori dallo specchio della porta. Al decimo si rivede fra gli ospiti ancora Longobardi che fallisce una buona opportunità dalle parti di Selva. Si fa preferire in questa fase di gara la squadra di mister Farnetti che spinge alla ricerca del pari. Al ventesimo arriva il raddoppio con Sciba, ma ancora una volta c'è l'annullamento del direttore di gara per fuorigioco. La gara resta così in bilico con Sciba che si divora poi alla mezz'ora il gol del 2-0 calciando debolmente su Pazzini e con gli ospiti che sul capovolgimento di fronte con Francesco Manuzzi trovano il quasi gol, ma Selva è attento e salva, porta il risultato. Il finale di gara è palpitante con al 34esimo il primo cambio locale e con Giampaolo in campo per Fiore e con il neoentrato che 5 minuti dopo trova il raddoppio con un gol di pregevole fattura che fa esplodere la gioia della curva d'Avalos. Sul 2-0 la Savignanese non ci sta e al 41esimo è sempre Longobardi, questa volta su punizione, a chiamare Selva al salvataggio in angolo. Ancora Savignanese al 45esimo con Gasperoni che calcia in area sopra la traversa e poi il palo esterno al 93esimo di Giampaolo prima del triplice fischio finale di De Capua di Nola con i biancorossi che festeggiano la conquista di 3 punti di inestimabile valore. Dopo la prima vittoria stagionale a Jesi, oggi è arrivata anche la prima vittoria casalinga della Vastese, 2 vittorie targate Montani, bilancio mister 4 partite, 2 successi, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, come inizio sicuramente positivo. Tra l'altro immeritata, quindi a Isernia. Quindi sicuramente inizio positivo, fa parte di un percorso lungo, di un percorso molto lungo, e questo ci tengo a ribadirlo perché le persone devono capirlo, che ci porterà non so dove, però in questo momento c'è tantissimo da lavorare, c'è tanto tanto da lavorare. I ragazzi mi stanno seguendo e c'è tanta disponibilità da parte loro, e come vedete l'impegno non manca, stanno anche crescendo un attimino sotto il punto di vista del palleggio, quindi continuiamo così. Oggi una vittoria non semplice contro una buona Savignanese che ha avuto anche le sue occasioni, anche sullo 0-0, sull'1-0, la differenza l'ha fatta la concretezza soprattutto della Vastese. Sì, la concretezza perché abbiamo fatto 2 gol, però veramente di concreto, se fossimo stati concreti mi sa che avremmo fatto qualche gol in più, assolutamente. Mi dispiace perché sulle palle gol loro, dove ovviamente c'è sempre un errore dell'avversario, abbiamo concesso noi qualcosa, qualche errore madornale su cui andremo a lavorare ovviamente in settimana, non perché magari ci sia stato qualcosa di ottimo fatto dall'avversario, quindi dobbiamo essere più bravi dietro, concedere di meno. Perché regalare in questo momento non va bene,
però ripeto, fa parte del percorso che stiamo facendo, ci può stare qualche sbavatura, però l'atteggiamento è sicuramente quello giusto. Ho contato, senza esagerare, credo 5-6 palle gol clamorose nostre, clamorose, abbastanza importanti, dove due nel primo tempo e nel secondo tempo altre tre palle dove potevamo fare gol. Qualche volta non siamo stati precisi, altre volte il vostro portiere è stato bravo. Credo sia stata la partita dove abbiamo avuto più opportunità. È stata una partita dove era aperta qualsiasi risultato, credo. Ha vinto la Vastese perché è riuscita a concretizzare nel momento del primo tempo dove sembrava che avesse finito la propria forza. E però la Vastese ha questa capacità offensiva di avere diversi giocatori con qualità. Io non posso che essere soddisfatto della partita che ha fatto la mia squadra, ripeto, perché credo che le opportunità le abbiamo avute, le abbiamo affrontate alla pari e i gol che l'avversario ha fatto sono anche merito della Vastese, quindi sarei arrabbiato se ci fosse grande demerito nostro. A volte riesci a vincere partite con meno occasioni, stavolta abbiamo avuto qualche occasione in più e non siamo riusciti a farlo. Vittoria dunque 2-0 della Vastese contro la Savignanese. Davide, un Vastese che chiaramente, a proposito di squadre che hanno iniziato male, adesso invece piano piano sembra essere nelle condizioni di risollevarsi in classifica. Sì, sta facendo dei buoni risultati dopo il cambio d'allenatore. Anche se oggi è stata una partita, ecco, vedendo le immagini, molto, molto aperta, perché sì, anche la Savignanese che noi abbiamo affrontato e purtroppo abbiamo perso in casa. L'unico stop interno. Sì, sì. È una squadra difficile da affrontare. Ho visto che anche oggi ha avuto 4-5 occasioni per fare gol, però la Vastese è stata più brava, ecco, a concretizzarle e a vincere la partita. Sì. Più cinica. Più cinica oggi la Vastese, anche qui una classifica che sembra quella che non doveva essere inizialmente, perché ecco, la Vastese sta a 10 punti, la Savignanese, noi ancora abbiamo un po', ecco, di dolore quando sentiamo la Savignanese, perché poi non è che abbiamo giocato male, siamo partiti bene in casa, stavamo 1-0, poi quando non segni il calcio purtroppo, ecco, chi segna vince di più. E lì siamo andati sotto, ecco, una bella squadra anche la Savignanese, però oggi la Vastese, ecco, è stata molto più cinica. Come abruzzese siamo sempre felici perché, certo, è una squadra abruzzese. Ecco, ho detto, è un campionato difficilissimo, ogni campo non trovi mai, oggi andiamo più tranquilli, è che è difficile, ecco, la Savignanese in casa perdeva con noi 1-0, non siamo stati bravi a chiudere e ci ha ribaltato. Oggi, ecco, la Vastese è stata più brava, cinica, anche se la Savignanese ha giocato anche qui una buona partita. Certo. Difficile. Questo è il gol di Vito, sì, Leonetti, sì, sì. Peraltro se ritrova la vena realizzativa di Leonetti, la Vastese, Andrea, può davvero rimontare. Ci sono episodi da Moviola in questa gara? Due gol annullati alla Vastese, uno in apertura di gara, in mischia. Qui troviamo questa correzione sotto porta e se andiamo a vedere al momento del primo colpo di testa mi sembra, sì, che sia effettivamente più avanti, quindi questo, sì, sì, è gol da annullare. Non so sul secondo, possiamo andare, sì, questo è netto, non so sul secondo perché a parte che al momento del tiro qui non vediamo Shiba dov'è, possiamo supporre sia il più avanti di tutti, poi però attenzione perché la palla carambola prima su un giocatore della Savignanese, poi sul portiere, sta per finire in porta, la tocca a Shiba e viene fischiato il fuorigioco. Però non è un, ho capito dove vuoi arrivare, cioè la toccano prima un difensore e poi il portiere della Savignanese, però non è una giocata deliberata. Non è esatto, non c'è la volontà di una giocata in questo, certo, caso. Ma vero, ieri a San Siro non aprire pagine di Serie A ieri, sai di che cosa stiamo parlando, certo, di Biraschi che la tocca, vuole giocarla o non giocarla su Gagliardini. Io penso che una delle due decisioni sia sbagliata, non so quale, dovremmo avere un arbitro, però tra Inter Genoa e Vastese Savignanese una delle due interpretazioni è sbagliata. Ma adesso perché vuoi tirare fuori la parentesi della Serie A, vero Davide? Noi stavamo parlando del fatto che sia una giocata volontaria e involontaria. Sì. Secondo te com'è? Secondo me è involontaria.
perché comunque il difensore se la ritrova lì, gli sbatte addosso. Eh sì, cioè c'è un tiro, c'è una respinta, poi il portiere ovviamente in caduta. Portiere in caduta, sì, gli sbatte dietro le spalle addirittura. Quindi. La Vastese potrà fare i playoff secondo te, Davide? È difficile dirlo, però se continua questo passo credo di sì, perché comunque sta facendo ottimi risultati di continuo, quindi si fa presto a risalire la classifica. Sì, vero, vero. Non c'è un quadro chiaro, non c'è un quadro chiaro. No? Ecco, i tifosi possono sperare, qui tutti possiamo sperare, perché il quadro ancora non è chiaro veramente. Basta un filo dopo. Sì. Prima di vedere il prossimo servizio... Mi devo fermare per la pubblicità però. Ti devi fermare, va bene. No, no, vai, vai. Poi mi fermo dopo la... Allora, io vorrei fare una domanda a ciascuno. Parto, poi la prossima la faccio a Salvatori. Vado da Diego Di Bonaventura, non più presidente della provincia, ma sindaco. La progettualità che c'è intorno al Notaresco Calcio, perché questo è stato un avvento importante quest'estate, vi siete trovati con il presidente Di Giovanni, avete accolto l'ex San Nicolò, che ormai è praticamente notaresco. Che progettualità ci sono? È possibile immaginare una società che possa crescere, questo compete più a Di Giovanni magari, ma con un paese che sia pronto ad accogliere una società ancora più ambiziosa che possa, perché no, a proposito di sogni, lottare per il professionismo? Io come in politica, anche nel calcio, tutto può diventare possibile. Ecco, siamo partiti in quel di luglio velocemente, è nata una compagine un po' più grande. Ecco, a dicembre, il presidente lo sa, con tutto il nuovo staff dirigenziale, ci si siede per capire di fare un progetto a 5 anni, ecco, con degli impianti migliori, appunto per creare la possibilità e l'opportunità, casomai, ecco, di poter sognare. Ecco, cerco di parlare per darvi, ecco, la speranza, però ecco, tutto può succedere. Ecco. Ecco, io non sono mai per le cose così fatte per un anno. Ecco, il risultato si vede se c'è un progetto che è a lungo termine. Se le cose si fanno solamente per farle una volta sola, un anno solo e poi si finisce, ecco, credo che non abbia fatto nulla. Se invece si fa un progetto a 5 anni e quella è l'intenzione di fermarci a dicembre, di capire lo stadio, come poterlo gestire affinché in 5 anni possiamo creare le condizioni per poter sognare. Gestione comunale, Savini. Attualmente sì, a dicembre capiamo se ci può essere un'opportunità dove il pubblico si incontra con un privato e si fanno le cose serie, non come abbiamo fatto per le autostrade. Ecco, basta fissare le regole del gioco anche qui e capire, ecco, insieme di determinare, ecco, una possibilità di andare avanti e di poter far sognare una comunità e dei tifosi, ecco, che credono nei sogni. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi Andrea la domanda a Davide Salvatori, perché dopo dobbiamo vederci anche Pinetto Isernia, tra poco. Sì, non vedo l'ora. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci spostiamo a Pinetto per vedere la vittoria 1-0 contro l'Isernia e il servizio di Roberta Di Sante. Seconda vittoria consecutiva per il Pineto, che vista il successo di Campobasso battendo anche l'Isernia grazie ad una rete di Marianeschi nella ripresa. Amaulo conferma lo stesso 11 titolare vittorioso in Molise 7 giorni fa. Silva, dopo la vittoria ottenuta contro la Vastese, invece deve rinunciare a Berretta, che ha rimediato 10 punti di sutura e preferisce Romano agli abboni dal primo minuto. Gli ospiti autori di un buon primo tempo si fanno vedere in avvio con una conclusione di Di Matteo dalla distanza, ma per annotare la prima conclusione nello specchio della porta bisogna attendere il 26esimo, quando Romano dal limite lambisce il palo. La risposta dei biancazzurri al 29esimo, quando Ciarcelluti dalla destra serve Massa, che in acrobazia spedisce di pochissimo sopra la traversa. Al 32esimo ci prova anche Ciarcelluti in area di controbalzo, ma la sfera si impenna. L'occasione più pericolosa però è per gli ospiti al 39esimo, quando Fazio riceve palla sulla sinistra e costringe Fargione alla parata in tuffo. Il primo tempo termina così, sul parziale di 0-0. Nella ripresa il Pineto scende in campo con nuovo slancio, all'ottavo Ciarcelluti serve Tomassini, ma la girata del centravanti termina a lato. Un minuto più tardi lo stesso Tomassini serve Fortunato in area, ma il colpo di testa è impreciso. Break dei biancocelesti molisani al 20esimo, quando Frabotta potrebbe approfittare di una svirgolata maldestra del neoentrato Villanova, ma calcia a lato. Ma nella ripresa il Pineto ha in mano le redini del gioco al 20.
27esimo, la gran botta di Cerceduti dal limite, Landi si salva con i piedi. Un minuto più tardi, incredibile, Villanova botta sicura del prete, si immola a dire ancora una volta no. La gara non si sblocca, ma i tempi sembrano maturi per il gol che arriva grazie ad un episodio alla mezz'ora, quando Marianeschi fa partire un destro apparentemente velleitario dai 20 metri, la sfera rimbalza in maniera scomposta e inganna Landi per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Insiste ora il Pineto sulle ali dell'entusiasmo, al 35esimo Villanova scambia con Fortunato che con la punta del piede però spedisce alto. Episodio da rivedere al 41esimo, quando il neo entrato Mancini se ne va sulla sinistra, entra in area e viene chiuso da due difensori biancocelesti. Il direttore di gara Luongo di Napoli assegna il calcio di punizione in favore dei molisani. Il Pineto conquista così non senza fatica tre punti importantissimi per il cammino dei biancazzurri, che permettono di risalire la china in classifica in attesa di ospitare sabato al Mariani Pavone il derby contro una vastese tornata anch'essa alla vittoria. Presidente Silvio Brocco, sono arrivati altri tre punti molto molto salutari e importanti per ridare morale e classifica a tutto l'ambiente Pineto. Ma sicuramente, noi ci crediamo in questa squadra, in questi ragazzi. Sono di valore, lo dimostrano di domenica in domenica, quindi la squadra adesso ha un assetto tecnico-tattico bello. Oggi abbiamo visto insomma un bellissimo, soprattutto secondo tempo, vittoria meritata e soprattutto non prendiamo gol. A dispetto delle prime partite invece che abbiamo sofferto parecchio su questo. Lei aveva detto la scorsa settimana, prima insomma della partita di Campobasso, la difesa va registrata, è stata registrata bene. Ma sicuramente, il mister è una persona che sa di tecnica calcistica, quindi sicuramente ha fatto degli interventi, secondo me, risolutivi, però adesso bisogna continuare su questa strada. Adesso quale sarà il cammino del Pineto da qui in avanti? Il Pineto deve far bene, dobbiamo quantomeno confermarci come l'anno scorso. I 60 punti dell'anno scorso li dobbiamo ripetere, almeno questa è la voglia, la volontà di tutti, poi il campo ci dirà. Presidente, si parla di arrivi di nuovi under a Pineto, che cosa c'è di vero, se c'è qualcosa di vero? No, non so, certo saremo attenti un po' a delle opportunità che ci verranno date, però io attualmente non so nulla. Noi lottiamo sempre, devo dire i ragazzi, devo fare un plauso, perché contro una squadra anche così forte fisicamente e tecnica abbiamo retto benissimo il primo tempo, anzi abbiamo avuto delle opportunità anche buone, però noi non siamo certi i primi della classe, quindi dobbiamo fare della determinazione soprattutto la nostra arma. E per un po' abbiamo tenuto, dopo è venuto quel gol, anche se insomma c'è stato qualche piccolo errore, e comunque il calcio è così e bisogna accettare. Ringrazio ancora i ragazzi perché lottano, però è chiaro che è una lotta anche per il campionato. E dunque complimenti alla Pineto, vittoria con un gol di Marianeschi nel finale contro l'Isernia di Massimo Silva. C'è anche un episodio da Moviola, caro Andrea, intervento su Mancini nel corso del secondo tempo da parte del numero 16 di Lonardo. Si trattengono l'arbitro da calcio di punizione all'Isernia, dunque fallo contro Mancini. Andrea, come lo vedi in 10 secondi? Ma che è una situazione reciproca e ha premiato il difensore, si trattengono entrambi, poi Mancini forse quando vede che c'è il raddoppio dell'altro giocatore si lascia un po' cadere. Non Davide? Mi sembra un episodio da rigore. Sei d'accordo? D'accordo? Sì. Va bene, complimenti al Pineto che piano piano sta risalendo. Oggi ci scrivono Marianeschi e Orlando su tutti, buone notizie caro Presidente per la sua provincia, ma siccome... No, c'è un problema però, sì. Che fra due giornate giochiamo col Pineto e stanno prendendo vigore, sarà dura per noi. Torniamo. Però va bene così. Siccome prima dell'ultima pubblicità ho detto dopo Andrea fai la domanda a Davide Salvatori e ho sentito in sottofondo dire non vedo l'ora, e Davide è un po' preoccupato, ma lo tranquillizziamo, sì, non è niente, guarda, di preoccupante. Non è un bel ricordo per lui, però noi abbiamo questa domanda in canna da 5 anni
Lui ha giocato nel Poggi Bonzi un anno e in quella stagione lui aspettava un fischio finale che arrivava da Teramo, sì. Teramo e, che non arrivava. Possiamo vedere le immagini sul fronte Teramo? No. Questa, vabbè, è l'introduzione di quella partita, perché loro Poggi Bonzi giocò e batté il Foligno 2-1, il Foligno retrocesse con quel risultato. Il Poggi Bonzi era ai playoff e aspettava il fischio finale della gara di Teramo, che fu posticipata in corsa per una sospensione per via del maltempo. Poi al 95esimo, ma quando si era già finita la partita da Poggi Bonzi da 20-25 minuti, cosa succede con loro che sono in attesa? Che il Teramo segna il 4-1 e per differenza reti prende l'ultimo posto dei playoff al posto del Poggi Bonzi. Non è un bel ricordo, immagino, per Davide Salvatori. Ma cosa è successo in quegli istanti? Immagino vi è crollato il mondo addosso e avete avuto i peggio pensieri. Sì, mi ricordo che noi avevamo terminato prima la partita e aspettavamo solo il fischio finale da Teramo. La partita era 3-1, mi ricordo che siamo rimasti in mezzo al campo aspettando che arrivasse il risultato del Teramo e alla fine è arrivato. Ma voi sapevate cosa era accaduto? Sì, stavate chiedendo perché non finiva questa partita. Sì, sapevamo che era stata fermata per il maltempo, per la pioggia. E veramente era tutto... Surreale. Sì, surreale, perché anche un sintetico che viene la partita viene fermata su un sintetico per il maltempo, credo che si sia visto veramente pochissime volte. E quindi siamo rimasti in campo ad aspettare il risultato, poi ci hanno detto che era arrivato il quarto gol del Teramo, che a noi ci condannava, ecco. Per differenza reti, perché avevano fatto un gol più di noi. Primo pensiero? Non si può dire. Ma il primo pensiero ti viene un pensiero male, perché comunque loro giocavano con la Salernitana, che la Salernitana era già stata promossa, la partita era finita in 9 con un attaccante della Salernitana in porta, quindi è normale che il primo pensiero è così, però dopo smaltita la delusione, ecco, si va avanti. Certo. Ecco, invece sempre a Davide, visto che ha avuto una bella carriera tra i professionisti, ma... Intanto è comparso un Milka alle tue spalle, caro Andrea. Eh? È comparsa una tavoletta di Milka alle tue spalle, beato te. Color cravatta. È stata una dimenticanza, però è integra. Anche te, pazzo. Volevo chiedergli, visto che ha avuto una bella carriera tra i professionisti, c'è stata mai l'opportunità... prima ora di venire al Notaresco, di riavvicinarsi a casa durante gli anni del professionismo? Ma di riavvicinarmi no, solo 3 anni fa sono tornato, ecco, qui in zona, nella San Benettese, e dove ho vissuto veramente un anno bellissimo, perché riportare la San Benettese in giro è stata veramente un'emozione, sì. Un'emozione bella. Però negli anni passati, negli anni prima, no, sinceramente non ho mai avuto l'occasione, ecco, di giocare qui in zona, e sono stato sempre fuori regione, ho girato tutta l'Italia, ma sono felice di questo, perché serve, fai molte esperienze. Tanta Toscana. Tanta Toscana. Sì, tanta Toscana, un po' di Puglia, un po' di Calabria. E adesso Notaresco come ti trovi? Notaresco sono a casa, quindi vicino casa, diciamo casa, quindi mi trovo bene. No, a parte gli scherzi, è un bel ambiente, mi sono trovato fin da subito bene, una società seria, un presidente che si vede che ci tiene molto alla squadra e... è sempre presente, quindi questo noi lo notiamo. È lo stesso Notaresco, una piazza ambiziosa, e noi la domenica ce ne rendiamo conto, perché comunque sì. si fanno sentire, e questo ci fa molto piacere. Assolutamente, siamo davvero in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato, perché ci sia. Sì, Andrea? No. Ah, ok. Ci saranno dei derby che si giocheranno quasi certamente sabato, perché poi la 12esima sarà un altro infrasettimanale: Campobasso Montegiorgio, Forlì San Maurese, Francavilla Notaresco. Come detto, manca solo l'ufficialità sabato pomeriggio al Valle Anzuca.
Isernia Cesena, Jesina Castelfidardo, Pineto Vastese, altro match che dovrebbe essere anticipato al sabato pomeriggio, Recanatese Agnonese, San Giustese Matelica, che è partita, trasferta a Sant'Arcangelo di Romagna per l'Avezzano, trasferta sul campo della Savignanese per il Giulianova. Sarà l'undicesima giornata, noi ovviamente ci saremo. Jacopo, sì, scusami, perché ora sto sulla pagina dell'Avezzano Calcio. Tanto ti è scomparso il Milka alle spalle. Me lo sono divorato. Ok, perfetto, l'importante è non te l'hanno rubato. Però sto notando sulla pagina dell'Avezzano, io non so se riusciamo a vedere. Sì. Sant'Arcangelo Avezzano. Venerdì. Venerdì. Si gioca venerdì alle 14.30, dunque un iper anticipo tra Sant'Arcangelo e Avezzano, quindi insomma tante partite che vengono anticipate per via del turno infrasettimanale. Grazie Andrea anche per questa precisazione, noi ringraziamo te, ciao Andrea, ringraziamo ovviamente tutti i tecnici e tutta la squadra di TV6 che ha lavorato alacremente anche oggi per l'Abruzzo del pallone, saluto, lo ringrazio, gli auguro un buon lavoro al presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Grazie e complimenti per la trasmissione, veramente, buona serata. Grazie, è stato un onore averla nei nostri studi, grazie, in bocca al lupo a Davide Salvatori, ciao Davide. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. In bocca al lupo per il campionato, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima a 19.30, Abruzzo del Pallone, TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.